tra i tanti sport che sono oggi ospiti al parco del Castello Malgrado di Rivarolo c'è anche il tiro con l'arco. Siamo con gli arcieri di Ruppe di Viana, con Giuseppe D'Antonia, che è uno dei componenti del direttivo. Allora Giuseppe, raccontaci un po' della vostra società, che è attiva da diversi anni e che si occupa appunto di questo sport molto particolare, però altrettanto seguito, soprattutto quando ci sono le Olimpiadi. Ciao, ciao a tutti, io sono Giuseppe D'Antonio, faccio parte del direttivo della Ruppe di Viana, sono istruttore nazionale di primo livello WISP e siamo qua per far provare il tiro con l'arco 3D. Cosa vuol dire 3D? In poche parole, noi facciamo provare a tirare con archi storici, moderni, ricurvi, alle sagome degli animali, che sono raffigurate praticamente in 3D perché sono, in poche parole, degli stampi in pluritano espanso e che raffigurano in scala naturale l'animale vero e proprio. Perché noi in poche parole facciamo un tiro di campagna che eseguiamo nei nostri boschi e tramite un percorso ad anello e si può trovare la qualsiasi di varie forme di animali e di dimensioni e non solo animali, anche target di vario tipo. Tra l'altro appunto il tiro con l'arco è uno sport che in Canavese è frequentato, è conosciuto eccetera. Voi inoltre a breve organizzerete un evento importante a Rocca, che è praticamente casa vostra dove avete la società, la sede. Ci vuoi raccontare di questo Open Day? Sì, allora il 1 ottobre organizziamo il nostro terzo Open Day dove in poche parole qualsiasi persona che non ha mai tirato con l'arco può venire con noi, seguita dai nostri istruttori, li accompagneremo nel nostro bosco, faremo un percorso itinerante e li faremo tirare alle sagome e non solo, ci saranno varie sorprese, varie tipologie di tiro e in più si mangia e si beve e si diverte tutti assieme. Giuseppe, appunto, hai detto bene, è uno sport aperto a tutti. Come ci si può avvicinare a questa disciplina e soprattutto come si può contattare gli arcieri di Ruppe di Viana? Allora, in questa disciplina si può iniziare da 7 anni fino a 99 anni o anche di più. Potete contattarci sui social, Instagram ADRV01ORMA e su Facebook tramite Arcieri della Ruppe di Viana. Abbiamo anche un sito internet, arcieri della Ruppe di Viana, wordpress.com. E abbiamo anche la nostra email che è arcieridellaruppediviana@outlook.it. Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Rivarolo, anche voi oggi qui a questa edizione di Sport al Parco. Che emozione si prova come ogni anno? Allora, come ogni anno è sempre bello venire a condividere con voi e con tutte le persone il discorso del volontariato nei Vigili del Fuoco. E c'è sempre una grande risposta dalla popolazione, la visita dei bambini soprattutto, che salgono sul camion, vedono le attrezzature per il soccorso tecnico urgente, quindi è sempre una bella iniziativa. Come hai detto tu, un appuntamento importante per avvicinare la popolazione anche al volontariato, all'impegno che quotidianamente svolgete al servizio del prossimo. I bambini poi sono notevolmente incuriositi da voi, dal vostro camion e da quello che voi fate. Sì, confermo, sono veramente sempre incuriositi, gli piace sempre di più avvicinarsi a questo mondo e noi quando abbiamo la disponibilità di poter fare questi eventi, ben volentieri ci siamo. A Sport al Parco anche il golf quest'anno, siamo con Alberto Campanile che è uno degli istruttori del Golf Club di San Giovanni. Allora con te volevamo appunto raccontare un pochino di questo sport che una volta era uno sport di nicchie, di elite, ma che oggi ha aperto veramente un po' a tutti, grandi e piccini. Raccontaci appunto quello che è l'attività di San Giovanni per quanto riguarda il golf. Assolutamente, guarda, purtroppo c'è questa idea che sia ancora uno sport di nicchia, purtroppo stiamo cercando di battere queste barriere, però non è vero, infatti oggi c'è stato tanto afflusso di gente, tanti anche ragazzini che già avevano provato a giocare, quindi tutti molto contenti. È accessibile, noi come circolo abbiamo porte aperte per chiunque volesse provare, abbiamo dei corsi fatti apposta per loro, il club comunque aperto sia ristorante, piscina, hotel, foresteria, a chiunque volesse venirci a trovare, quindi non dovete far altro che venirci a trovare, insomma.
Tra l'altro un 9 buche è il vostro, molto particolare, molto spettacolare, ma anche tutt'altro che facile, perché comunque proprio perché a differenza di un 18 buche classico, come possono essere tanti, 9 buche, ma tra l'altro immerso in uno spazio fantastico nelle colline del Canavese. Sì, sei andato nel dettaglio, è vero, è un 9 buche, e quindi forse anche più facile, nel senso che anche meno tempo, visto che il tempo è, no, quello che ci manca, il golf, questo golf qua ti permette di giocare magari in un paio di ore e fare la giornata. È un campo molto bello, molto tecnico, proprio immerso nel verde, immerso in, è ritagliato proprio in mezzo al territorio, e offre sia al principiante o sia al giocatore esperto una bella prova. Ti chiedo ancora, chi volesse avvicinarsi al di là di questa giornata che appunto ha portato tanti bambini e anche tanti grandi ad avvicinarsi a questo sport, come può fare per contattarvi sui social o eventualmente su internet? Assolutamente, ci siamo sui social, Facebook, Instagram, abbiamo un sito internet, chiaramente Canavese Country Club, e se per i curiosi veniteci a trovare e noi vi forniremo tutto ciò che serve per provare. Protezione civile e l'equilatero, anche voi oggi qua per Sport al Parco, per spiegare alla popolazione l'impegno che mettete per appunto la città di Rivarolo. Sì, niente, nostra associazione dal 2000 ci occupiamo di protezione civile. E quando ci sono degli eventi cerchiamo di essere utili alla popolazione. Se qualcuno volesse avvicinarsi alla protezione civile, come deve fare? Noi siamo in via Martiri delle Foibe, dove c'è il polo, e tutti i mercoledì sera ci troviamo dalle 21 in poi, e soltanto da presentarsi lì e gli spieghiamo tutto com'è la situazione. E si compilano dei moduli, poi ci sono da fare dei corsi e poi si diventa operativi e quando c'è bisogno si interviene. A Sport al Parco 2023 anche gli amici di Alto Canavese Games, che sono reduci dalla bellissima edizione di Rivara e che si preparano all'edizione 2024 di FON. Siamo con Stefania, una delle colonne di Alto Canavese Games. Allora, una bella giornata, finalmente il sole è uscito e anche un modo per proporre e far conoscere un evento che ha coinvolto il Canavese e che coinvolgerà il Canavese. Sì, assolutamente, siamo molto contenti perché oggi riusciamo a fare finalmente giocare i bambini, no, in prima persona. Non ci aspettavamo proprio questa voglia dei bambini di riprovare i percorsi, di provare la corsa ostacoli, di provare soprattutto la corsa con i sacchi, che è una cosa bella vedere i bambini che hanno voglia di fare i giochi di una volta che facevamo noi quando eravamo bambini e non giocavamo ancora con i videogames, quindi è assolutamente un'emozione, una bellissima esperienza. Poi per fortuna il tempo ci ha graziato e quindi siamo felici di esserci, ecco. Gli Alto Canavese Games, ricominciati quasi per scherzo, quasi con una sfida, oggi hanno coinvolto la bellezza di 16 comuni e l'ultima edizione fantastica con tanta gente, significa che il Canavese ha voglia di fare festa, di giocare, di prendersi un pochettino di, diciamo così, di divertimento e di socialità dopo il periodo difficile che abbiamo passato. Assolutamente sì, quest'anno avevamo 16 comuni e devo dire che comunico ufficialmente che aprirò a brevissimo le iscrizioni, perché in realtà manteneremo penso i 16 comuni, perché arrivare a 18-20 non lo so, non ho il cuore, dovrò fare delle prove di cardio per resistere, però effettivamente abbiamo diversi comuni che si stanno mettendo in coda per riuscire a partecipare e questa è una delle più grandi soddisfazioni. Poi come sapete 3 giorni di giochi goliardici dove non c'è l'agonismo della singola prova, ma il fatto di vedere tante persone che hanno voglia di giocare insieme, di sfidarsi e soprattutto poi di fare festa alla fine del finito il gioco. Infatti ho tantissime fotografie fatte anche da Marco Roncaglia che ci ha accompagnato nell'edizione a fare queste foto, e sono tantissime quelle dove vedi i giocatori che un attimo prima si stanno sfidando e il momento dopo sono abbracciati. Questo è il più bel risultato dei nostri games, è il più bel messaggio che
possiamo mandare, oltre al fatto che squadre che vanno dai 12 agli over 60 anni, ecco, è la cosa, secondo me è la nostra, una delle nostre scelte vincenti, ecco. A questo punto non possiamo che dare l'appuntamento al prossimo anno a Forno. Sì, adesso stiamo aspettando le comunicazioni ufficiali, proprio anche perché siamo proprio capitati nel weekend delle elezioni, comunque penso che tutto fili liscio e dovremo rivederci a Forno. Dobbiamo ancora decidere esattamente il weekend, ma ve lo comunicheremo veramente molto 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 a breve. Mauro Gaido, siamo qui con Cannabis Academy, qui a Sport al Parco per questa edizione 2023. Ma è una bella manifestazione, serve tantissimo alle società di qualsiasi sport, in questo caso ovviamente al baseball e al softball. Noi siamo presenti nel secondo anno consecutivo, siamo qua con i diversi allenatori, riusciamo a, diciamo, a far provare ai ragazzi molto bene con una partitella o con la battuta nel tunnel. E poi se hanno voglia di venire a provare a Castellamonte, siamo lì tutti i giorni in pratica. Sì, quindi se ci fossero dei ragazzini che vogliono provare possono venire direttamente da voi. Sì, intanto distribuiamo dei Deplan dove ci sono i nostri numeri di telefono e possono contattarci e siamo ben lieti di far provare gratuitamente il nostro sport, lo sport del batti e corri, via. Quindi quando vogliono possono venire a provare. C'è un buon afflusso. Diciamo la giornata è stata clemente, questa mattina era un po' nuvoloso, però dai, adesso ci stiamo divertendo qua al sole tutti insieme. Il Val Gallenga Horses anche quest'anno nel 2023 ha accettato l'invito per venire a Sport al Parco a Rivarolo. Siamo con Daniele Sandretto. Daniele, ancora una bella giornata di sole, tanti bambini, non solo bambini ma tanti giovani che si avvicinano al mondo dei pony. Ecco, per voi quanto è importante anche questa iniziativa, soprattutto quanto è importante coinvolgere i ragazzi del Canavese? Allora, questa iniziativa è molto importante perché a far conoscere ai bimbi il mondo dei pony, il mondo dei cavalli, a essere a contatto con un animale è una cosa bellissima, è giusto che i bimbi imparino queste cose qua. Due, siamo qua come l'anno scorso, siamo contenti di essere stati invitati e siamo contenti di essere qua presenti e per farci conoscere un po' di più, perché quest'anno abbiamo avuto tante spese, le spese del fieno aumentato alle stelle e siamo praticamente arrivati al limite del mantenimento degli animali. Nessuno ci riconosce niente, quindi vediamo di continuare e se arriva tanta gente siamo contenti che ci danno una piccola offerta per poter continuare il nostro piccolo impegno che abbiamo preso. Tutto questo, siamo contenti che la giornata inizia a fare bello e speriamo al prossimo anno di nuovo di esserci qua con tutti i pony e basta così. Daniele, ti chiedo, per chi volesse appunto avvicinarsi al mondo dei pony, al di là di queste iniziative, di queste giornate, voi siete presenti anche a vari eventi in giro per Canavese, si può fare per contattarvi e dove vi si trova? Allora, ci troviamo a San Colombano Belmonte, in via Villa 60. Praticamente noi facciamo avvicinare il bimbo all'animale, facciamo le passeggiate nel bosco a San Colombano Belmonte per far conoscere un po' il paese, anche per poter far vedere i bimbi, insegnare i bimbi a andare veramente sul pony, che il pony è un impegno, non è una bicicletta che si usa e si lascia da parte, ma è un grosso lavoro, c'è un grosso lavoro dietro e loro devono capirlo da piccoli questo. E speriamo che tanti bimbi lasciano perdere magari la TV, il telefonino e vengono in natura a lavorare con gli animali. Luca, vicepresidente del Riva Castel Volley, oggi qui anche voi a Sport al Parco. Assolutamente sì, come tutte le altre associazioni sportive ne approfittiamo per diffondere la pallavolo. Quest'anno sempre in collaborazione con il Castellamonte, quindi come Riva Castel Volley siamo presenti. La prima squadra quest'anno farà la Serie C e poi ci sono tutta un'altra serie di squadre, dalla prima divisione, l'Under 18, l'Under 16, 14, eccetera eccetera, il mini volley, sia a Rivarolo che a Castellamonte, quindi continuiamo il sodalizio che ormai c'è da diversi anni.
chi volesse avvicinarsi al mondo della pallavolo e alla vostra società come può fare? Allora, per il minivolley per i bambini dai 6 anni in avanti, anzi le bambine o bambini, tanto il minivolley è misto, c'è il martedì e il giovedì a Rivarolo dalle 17.30 alle 19 e al Castellamonte il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 19, quindi libere tutte, i primi allenamenti sono liberi, quindi senza impegno, chi vuole provare può venire tranquillamente. Tra le tante sport e le discipline che sono ospiti qua al Castelmagra c'è anche il judo, in questo caso siamo con l'Accademia Rivarolo e con Stefano che è uno degli istruttori. Allora Stefano, uno degli insegnanti tecnici, senti, raccontaci un po' del judo a Rivarolo e anche di quella che è la vostra società, la vostra realtà e di quello che fate per giovani e per adulti, immagino. Facciamo judo per tutti perché il judo è per tutti, noi cerchiamo di fare un judo più tradizionale possibile. Vuol dire un judo che sia aderente a quelle che erano le intenzioni del fondatore, cioè un judo che sia al contempo arte marziale, educazione fisica, quindi sport, e sistema di educazione, nel senso che il judo è nato non solo per difendersi, quindi non solo come arte marziale, ma anche come strumento per mettere le persone in relazione, per creare dei rapporti umani positivi, non solo sul tatami, ma cominciando dal tatami, rapporti umani che poi devono essere esportati e quindi applicati nella scuola, nel lavoro, nella famiglia. Lo scopo del judo è questo, quindi va oltre lo sport. Naturalmente deve essere interpretato bene e praticato bene, non solo con lo scopo delle medaglie, che poi se arrivano tanto meglio, però come forma di educazione della persona, a partire dai bambini fino agli adulti o ai vecchi come me. Io ho cominciato a 10 anni, ora ne ho 53. E conto, Dio permettendo, di continuare, ecco. Quindi Stefano, mi viene appunto da chiederti, hai parlato bene, nel senso che c'è la voglia di socialità, soprattutto dopo il periodo difficile che abbiamo attraversato, quindi lo sport come il judo, che è disciplina, nel senso che serve a maturare sia sotto il punto di vista umano ma anche sportivo, è indispensabile anche per i giovani di oggi che saranno i grandi del futuro. Certo, no, ma questo è sicuro. Il judo è un ottimo strumento in questo senso, forse un po' sottovalutato perché viene normalmente interpretato solo in chiave sportiva, solo in chiave agonistica, e questo non va bene, non perché lo dico io che non sono nessuno, ma perché il fondatore più di 100 anni fa già vedeva questo pericolo, questo problema che oggi esiste. Nel senso che se il judo è solo uno sport non c'era bisogno del judo, c'erano già altre cose, ottime cose, la lotta per esempio, o il pugilato, ottime attività, il judo si proponeva di andare un po' oltre, ecco. Noi cerchiamo di interpretare le intenzioni del fondatore nei limiti delle nostre capacità, ecco. Per adesso, anche se i nostri numeri non sono alti, però credo che la qualità non sia disprezzabile, ecco. Allora, visto che i numeri non sono alti ma si può crescere, ti chiedo come i giovani adulti possono avvicinarsi all'Accademia Rivarolo di Judo, quali indirizzi o comunque dove venirvi a trovare? Allora, noi siamo a Rivarolo in via Clemente Bausano, siamo insieme nella stessa struttura dove c'è la School Box e anche la società di kickboxing. Noi facciamo il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Per i bambini è dalle 6.30 alle 18.30 alle 19.30, per gli adulti, cioè adulti intendiamo i ragazzi anche già un po' più grandi, quindi dai 12-13 anni in su, dalle 19.30 alle 21. Poi ci sono i contatti, se ci trovate, ci cercate su Facebook, su anche Instagram, i più giovani di me hanno fatto tutto questo, per me è quasi arabo, ma comunque ci trovate anche sui social, come si dice adesso, quindi... Alessandro Castagna, presidente dell'USAC Basket, anche voi oggi qui per Sport al Parco per far conoscere appunto la vostra disciplina che è il basket. Sì, è un appuntamento a cui teniamo molto, un appuntamento in cui abbiamo la possibilità di fare molta pubblicità all'attività che abbiamo. Il tempo oggi, come in realtà tutti gli anni, aiuta, quindi stiamo dando via molti volantini, dando molte informazioni a chi ci chiede, ed è il momento di maggior pubblicità che ha la nostra società, insomma. Poi nel momento adatto, cioè quando le famiglie devono decidere quale attività proporre ai bambini e alle bambine. Da che età si sono rivolti i corsi?
Da 5 anni in poi, da un paio d'anni abbiamo anche rilanciato l'attività femminile, quindi abbiamo dai 5 anni sia per le bimbe che per i bimbi fino a 15-16 anni. Chi volesse avvicinarsi all'USAC Basket come può fare? E nelle pagine social ci sono i riferimenti telefonici e può facilmente contattare in quel modo. Le arti marziali sono presenti al Parco del Malgrado anche quest'anno. Siamo col Taekwondo Caravese, con Alma, che è una delle istruttrici, una delle anime di questa società. Senti, raccontaci un po' quello che è il mondo del Taekwondo, perché conosciamo karate, judo, tutto quello, ma il Taekwondo è comunque una disciplina che è molto, molto frequentata anche dai giovani. Sì, adesso diciamo che un paio di anni fa non si conosceva tanto questa disciplina, però siamo molto fortunati che adesso fa parte di giochi olimpici e che abbiamo italiani proprio che hanno vinto Olimpiadi in Taekwondo, e questa cosa che ha aiutato che si promuove di più Taekwondo. E noi siamo con piccoli bambini, diciamo in canavese, primi di Taekwondo che fanno, e già da quest'anno siamo 50 bambini che frequentano, e speriamo, da quest'anno abbiamo aperto anche a Cornier un'altra sede, e da quest'anno aspettiamo, visto che Covid passato e tutto quello, grazie a Dio, facciamo più risultati. Per fare di più risultati, farsi più conoscere. Beh, ma a proposito dei risultati, voi comunque nelle gare a livello regionale e nazionale avete fatto molto bene, quindi la dimostrazione che i ragazzi, oltre che crescere sotto il punto di vista umano, anche agonistico, stanno facendo molto bene. Devo ringraziare proprio, io dico sempre, fare sport e fare le belle amicizie, no? Ce l'ho tanti amici in mondo, ad esempio noi adesso facciamo amicizie con la squadra bosniaca, che quest'anno siamo riusciti ad andare anche in Bosnia per fare una gara internazionale. Quest'anno vogliamo fare anche a Germania, a Svizzera, che siamo già stati, no, allora non sono regionale, visto che i nostri ragazzi hanno già fatto risultati belli a livello regionale, interregionale, adesso vogliamo fare diciamo un passo in più, sì. Facciamo sempre piccoli passi avanti, ma io dico finché li facciamo avanti va bene così. Allora, per chi volesse avvicinarsi al Taekwondo in canavese, quando e dove deve venire a trovarvi? Noi siamo sopra Bowling, diciamo, tutti conoscono a Rivarolo, dove c'è, si chiama Nev Gym Tonic, la palestra. Siamo martedì e venerdì, facciamo due corsi per più piccoli, che è dalle 5:30 fino alle 7, e per quel secondo gruppo da 12 anni su, che fanno seconda parte dalle 7 alle 8:15. Steve Medina, presidente della Podistica Bairese, presenti anche quest'anno a Sport al Parco. Assolutamente sì, ringraziamo ovviamente per l'invito, per noi è una grande opportunità venire a questi eventi dove si può promuovere le attività, soprattutto legate ai giovani. Oggi è una giornata stupenda, il tempo per fortuna ci ha graziati, anzi fa molto caldo. È una bellissima giornata di sport e ovviamente speriamo si possa riempire come l'anno scorso il parco, e in parte sta già avvenendo ed è una giornata veramente stupenda. Quali sono i corsi che fate? Solo podismo e soprattutto quali rivolti ai giovani? Allora, noi abbiamo questo corso di atletica per i bambini dai 4 fino senza limiti, perché abbiamo anche gli adulti, però tendenzialmente abbiamo questi corsi di atletica per i bambini da 4 a 11 anni. Faremo questi corsi a Bairo come l'anno scorso, in modo tale da avere un ambiente un po' più diciamo gestibile, e poi dagli 11 anni in su abbiamo un corso di atletica rivolta più verso il mezzo fondo e la corsa, e seguita da dei allenatori certificati, qualificati di un certo livello, e siamo a Rivarolo. Quest'anno ci sono degli interventi di ristrutturazione, quindi anche loro si adegueranno agli impianti sportivi di Bairo piuttosto che alla strada, o comunque variamo insomma durante l'anno, ma non ci fermiamo assolutamente, anzi andiamo avanti. Il corso è aperto a tutti quelli che vogliono provare a divertirsi e a correre un po'. Per raggiungervi? Allora, è possibile contattarci via mail, l'indirizzo è podisticabairese1974@gmail.com, è possibile trovarci sui vari social, Facebook e Instagram, ovviamente la pagina Podistica Bairese.
Siamo con Mattia Faletto, anima del Bushido Kai Academy. Oggi una bella giornata, tanti giovani che provano la realtà delle arti marziali. Raccontaci un po' di quella che è la vostra attività, voi che ormai da anni siete sul territorio, ma non solo, perché la vostra collaborazione è molto più ampia. Ciao, allora, oggi diciamo la grande, nonostante il tempo che subito non era dei migliori, si è ripreso bene e anche sono venuti tanti bambini a provare, quindi devo dire che siamo molto contenti. Siamo sempre a Castramonte, rimaniamo a Castramonte, 3 volte a settimana, come sempre, lunedì, mercoledì e venerdì, sia per i più piccoli. Quest'anno sono un paio d'anni che stiamo provando anche a puntare sui 3 anni, quindi fare un gioco a judo, qualcosa che sia un po' più legato anche a cercare di avviarli verso uno sport, perché non è facile, i 3 anni sono ancora un po' resti. Devo dire che stanno rispondendo bene, quest'anno ne abbiamo tanti di questa età qua, 3 anni, 3 anni e mezzo, 4, quindi devo dire che funziona. Coi grandi invece continuiamo, il solito dalle 7:30 alle 9. Devo dire che sono 2 anni di fila che abbiamo un grande dei grandi risultati, perché abbiamo vinto per 2 volte gli italiani, quindi siamo 2 volte campioni italiani come società. Abbiamo un sacco, 8 campioni italiani di judo, quindi devo dire che abbiamo avuto un exploit impressionante. Ed è merito loro, perché si allenano tantissimo, assiduamente, costantemente, continuano a cercare di trovare sempre quel qualcosa in più, da cercare di migliorarsi, no? E quindi siamo contentissimi. Io vi invito tutti a venire a provare, perché adesso il judo, come anche le altre discipline arti marziali, sono importanti, servono, sono un percorso che serve per migliorare non solo la parte fisica ma anche la parte mentale, quindi vi consiglio di provarlo tutti quanti. Grazie. Diciamo che effettivamente il fatto che tanti giovani si avvicinano a questo sport, che come hai detto tu non era proprio facile avvicinare i più piccoli, è forse questa voglia di socialità che dopo il Covid ci fa esplodere, ci fa venire voglia di tornare a vivere. Sì, è vero. Devo dire che subito dopo il Covid c'è stato veramente un bel calo, perché avevano paura di questi contatti. È uno sport in contatto, bisogna lavorare assieme, bisogna lavorare proprio molto vicino, e tutti avevano molto timore. Poi questa paura è scappata, è andata via per fortuna, e allora abbiamo ripreso bene. Certo, i numeri che avevamo prima di Covid eravamo un centinaio, adesso siamo sulla 60, quindi stiamo cercando di recuperare un po'. Però il fatto che arrivino tutti questi bimbi piccoli vuol dire che hanno voglia di riprendere, ed è una cosa bellissima, perché se no lo sport è fondamentale. Adesso tanti non lo considerano sempre qualcosa in più. No, lo sport è più importante di tante altre cose, perché butta via lo stress, cerca di far stare assieme i bambini, che è la cosa più importante, farli giocare, farli divertire, quindi è importante che lo facciano. Francesco Sconza, nuovo allenatore dell'Atletica Rivarolo, qua oggi per Sport al Parco, una bellissima giornata. Cosa ci puoi dire della tua società? Allora, la mia società è, appunto, si trova al polisportivo qua di Rivarolo ed è aperta a tutti i ragazzi, tutte le età, insomma, a partire dai ragazzini di 5 anni, ai più grandi, ai master, agli adulti, chi vuole iscriversi, insomma, può iscriversi. E ci si allena, si gioca, c'è un buon senso di comunità, e questo è ottimo infatti per i ragazzini soprattutto. E poi per chi è più bravo, insomma, più portato, comunque chi si allena con tanto impegno, c'è anche la possibilità poi di far gare, e ovviamente per chi eccelle di arrivare anche a livello italiano, se non addirittura europeo, come ad esempio il nostro ragazzo Stefano Demo, non so se avete saputo, che ha gareggiato a Gerusalemme agli europei. Se ci fosse qualcuno interessato, qualche ragazzino che si vuole avvicinare alla vostra realtà? Basta venire al campo un giorno degli allenamenti, quasi tutti i giorni della settimana a dire il vero, e ci saranno i signori dello staff o altri allenatori pronti a raccoglierli per fargli fare, insomma, una nuova esperienza, per fargli provare. Comunque ribadisco che ci sono... anzi, ricordo che ci sono 2 settimane di prova gratuita, l'importante è avere un certificato medico sportivo per appunto provare e approcciarsi a questa realtà splendida dell'atletica, in particolar modo dell'atletica rivarolese, che
è la migliore, insomma, una delle migliori. Il maestro Giacomo Buffo, che è l'anima del Rainbow Khan, che tra l'altro arriva da splendidi risultati in Ungheria a livello internazionale, oggi presente a Rivarolo per Sport al Parco. Allora, una bella giornata, tanti giovani che si avvicinano al mondo del karate, un karate che è uno sport che in canavese è sicuramente uno sport di successo. Eh sì, grandissima manifestazione, bellissima, c'è tanta gente, il tempo ci ha salvati, va benissimo. Speriamo di prendere qualche schizzone, perché effettivamente abbiamo bisogno di gente nuova, perché i vecchietti che arrivano dal mondiale col tempo bisognerà poi imparare a sostituirli, e ragazzi, ho bisogno di gente nuova perché imparino a fare karate. E niente, teniamo i corsi per chi potesse essere interessato a Rivarolo, Ozegna, Barbania, Castellamonte e Rueglio. Ci trovate su Facebook, su internet, dappertutto, riguardo agli orari. Diciamo che effettivamente una giornata come questa permette a tanti giovani, non solo giovani, di avvicinarsi alle arti marziali che voi portate avanti ormai da parecchi decenni, perché il discorso che portate avanti voi non è solo di sport ma anche di educazione, e oggi l'educazione è importante, Giacomo. Sì, la disciplina è fondamentale nelle arti marziali, soprattutto nell'SKI col maestro Miura è importantissima, anche perché senza disciplina non si può imparare bene quello che può essere una, sia un'arte marziale che uno sport. Fondamentale, direi. Parli di nuove generazioni, effettivamente tu dici nella vostra squadra ci sono tra virgolette dei vecchietti, per modo di dire, però è vero che avete anche tanti giovani, perché voi puntate fortemente su quella che è la linea verde canavesana in generale, spiegare che uno sport come il karate è importante sotto tanti punti di vista. Fondamentalmente sì, anche perché io tendevo vecchietti, ma sono ragazzi che hanno 26-27 anni, non è che si tolgono dall'agonismo. Però dietro abbiamo già un bel gruppo di altri ragazzini di 12-14 anni che escono e hanno buone possibilità di lavorare ai prossimi campionati italiani e anche qualche gara internazionale. Paolo Gemello, palestra Kinesi Bis, anche qua oggi voi a Sport al Parco per far conoscere le attività della vostra palestra. Sì, anche quest'anno come l'anno scorso siamo di nuovo presenti allo Sport al Parco per far conoscere il calisthenics nel nostro paese, ecco, soprattutto nella nostra zona, visto che siamo tra i pochi che lo stanno proponendo, soprattutto anche per i ragazzi, perché tutti pensano che sia un'attività che può fare solo un adulto, ma in realtà deriva dalla ginnastica artistica, per cui si può partire già da molto giovani a praticare questo sport. Chi volesse avvicinarsi allo sport, a questo sport, alla vostra palestra, come può fare per mettersi in contatto con voi? Per mettersi in contatto con noi può telefonare allo 0124 25 690 o chiamarci o scriverci all'indirizzo email kinesibis@gmail.com. Siamo con Francesca di Subesplorer Rivarolo, anche voi presenti a questa bellissima giornata, una giornata di sole, tanto movimento. Allora, raccontaci un po' quello che è l'attività della vostra associazione, che ormai da diversi anni si occupa di mare in particolare. Mare e piscina, esatto. Allora, innanzitutto salve a tutti, e meno male appunto oggi il tempo ha tenuto, quindi siamo contenti che ci sia anche stata tanta partecipazione da parte delle persone. E noi appunto siamo una società dilettantistica senza fini di lucro, siamo nati nell'86, quindi effettivamente sono un po' di anni, esatto, e siamo i Subexplorer e operiamo nella piscina di Rivarolo, esatto. Proponiamo corsi sub, ma anche snorkeling, semplicemente nuoto pinnato, pinne, maschere e boccaglio, dai più piccolini, verso i 6 anni, fino a oltranza, insomma, non ci sono limiti d'età, ecco. Proponiamo immersioni, appunto, esatto, ha ragione, e nulla. Piscina lunedì, giovedì e sabato, lunedì, giovedì sera e sabato. Beh, importante il fatto appunto che hai detto che è uno sport, un'attività sportiva che è aperta a tutti, quindi tutte le età possono avvicinarsi, perché alla fine con una giusta preparazione si possono affrontare le immersioni in mare e vivere dei momenti bellissimi. Assolutamente sì, non siamo appunto solo immersioni, quindi io personalmente ho trovato degli amici, una famiglia, e sono contenta, sono veramente contenta, sono diventata presidente da poco. Sono pochi mesi che sono a capo dell'associazione, ma sono contenta di collaborare insieme ai miei colleghi, ma anche insieme a tutti i soci che tutti gli anni rinnovano, e anche a quelli che tutti gli anni arrivano nuovi a conoscerci e a voler sapere che cosa facciamo. Ecco, ecco appunto, per chi volesse avvicinarsi deve venire in piscina da voi a Rivarolo, giusto? Deve venire in piscina da noi a Rivarolo il lunedì sera dalle 9 alle 10 e mezza, il giovedì sera stesso orario e il sabato pomeriggio dalle 13 alle 15 alla comunale a Rivarolo Canavese.
Tra l'altro, tra le varie attività, voi appunto fate anche delle uscite in mare. Quali sono le zone o comunque il territorio che è di vostra, tra virgolette, competenza? Allora, diciamo che noi le uscite durante tutto l'anno le svolgiamo prevalentemente in Liguria, ecco, perché data la vicinanza, insomma. Poi abbiamo dei diving a cui ci appoggiamo tutti gli anni, sono fidelizzati, insomma, e ci conoscono. Siamo comunque in tanti, quindi dobbiamo cercare delle strutture che riescano a contenerci tutti quanti. E poi dopo le immersioni solite si fa il solito pranzo tutti insieme in amicizia e felicità lungo la spiaggia, comunque dove riescono a tenerci tutti quanti. Renata Strazzeri, istruttrice della ginnastica militare di Rivarolo, anche qua oggi a voi a Sport al Parco. Cosa ci puoi dire di questa disciplina che sta prendendo piede anche qua in Canavese? Sì, qui adesso siamo una realtà ormai da qualche anno, 3 anni, però si sta muovendo in tutto il Piemonte, siamo più di 400 centri in tutta Italia, quindi ci sono più di 25.000 persone ormai che si allenano con questa disciplina. E oggi qui hanno provato in tanti, anche i bambini, anche se in realtà è ancora riservata agli adulti perché il protocollo è fatto per un corpo adulto, però stiamo lavorando anche per far avvicinare i bambini perché fa bene. È ginnastica a corpo libero, 1 ora ad alta intensità in cui l'istruttore dà il comando, si chiama militare per questo motivo qua, non per altro, l'istruttore dà il comando e gli atleti eseguono l'esercizio. Quindi lavoriamo su tutti i distretti muscolari, quindi alla fine uno ha passato 1 ora buttando fuori tutte le tossine che aveva, seguendo la voce dell'istruttore. Non c'è musica, non c'è comfort, siamo noi con il nostro corpo. È bello perché non ci sono tecniche da imparare, non ci sono sovraccarichi, quindi è difficilissimo farsi male. Ed è il motivo anche per cui è idoneo per tutti. Io ho delle persone anziane, ho delle persone giovani, ho delle persone magari un po' in sovrappeso, ho delle persone magrissime. In realtà tutti riescono a fare questo tipo di allenamento, ovviamente in proporzione alla propria condizione fisica. Va bene per chi è sportivo, perché coadiuvante se stai già facendo un altro sport, va bene per chi non ha mai fatto niente, perché lo usi come sport è assolutamente completo. Quindi dove vi trovano qua a Rivarolo e quando? Ci trovano il martedì e il giovedì alla palestra del Liceo Moro dalle 8 alle 9, qui a Rivarolo è così. Il pattinaggio è anche presente a questa giornata splendida al Parco del Castelmagra. Siamo con l'Artistic Club Sport Incontro Inline, nome non facilissimo, che però racconta quello che alla fine è la vostra realtà. Allora, siamo con Erika Zuffellato, ci racconti un pochettino quello che è la vostra realtà e soprattutto quello che fate in Canavese, perché voi siete un'attività che parte da Torino. Sì, la nostra società nasce come società per il pattinaggio artistico su ghiaccio, infatti c'è una sezione ghiaccio che è anche la più grande, la più importante della società, e insieme alle nostre allenatrici noi abbiamo pensato di portare la stessa tecnica, il pattinaggio artistico su ghiaccio, ma sulle rotelle. Qui in Canavese non abbiamo una pista di ghiaccio e quindi abbiamo pensato di fare la stessa attività sulle ruote nelle nostre palestre del Canavese. Siamo attivi in palestre a Rivarolo, a Favria, a Forno principalmente. Quest'anno probabilmente incominceremo con Quarnier e ad Aglie. Insomma, in Canavese abbiamo molte delle nostre atlete. Ecco, appunto, c'è anche interesse, nel senso che comunque sono tante le giovani che si avvicinano a questo sport, soprattutto visto che c'è l'opportunità adesso di poterlo fare anche a 2 passi da casa. Sì, diciamo che i genitori si sono innamorati del pattinaggio su ghiaccio visto in televisione e poi vengono da noi e vorrebbero tanto che le loro figlie le imitasse, queste pattinatrici su ghiaccio. Si può dire che con qualche difficoltà in più il nostro sport porta veramente il pattinaggio artistico anche nelle nostre palestre. Ecco, per chi volesse avvicinarsi o volesse conoscere il vostro mondo, come può fare e dove si deve recare?
Beh, sicuramente siamo presenti nei social, quindi sulla nostra pagina social Facebook o Instagram, Artistic Club Sport Incontro Inline, trovate tutte le indicazioni. In genere, in linea di massima, rispondo io al telefono e vi diamo le indicazioni per fare delle lezioni di prova. Abbiamo noi i pattini da prestare per chiunque voglia farlo e vi diamo appunto la possibilità di provare. E poi è molto semplice, all'inizio sembra tutto molto, molto difficile, ma in realtà quando si mettono i piedi nei pattini sembra miracolosamente si impara. È molto più semplice di quello che sembra. Alessio Mottinelli, consigliere giovane della Croce Rossa di Rivarolo, oggi qua al Sport al Parco per far conoscere la vostra attività e il prezioso e importante aiuto che date ogni giorno per la collettività. Buongiorno a tutti, grazie. E assolutamente sì, anche quest'anno siamo a Sport al Parco, è un'iniziativa a cui partecipiamo ormai da anni e che per il nostro comitato è sempre un momento di felicità, è un momento di incontro con la popolazione. Oggi abbiamo un progetto di educazione alla sicurezza stradale per i bambini, è un progetto di ambulanza senza paura, che è un progetto che portiamo anche nelle scuole, in cui spieghiamo ai bambini l'importanza dell'attività che facciamo e l'importanza di una corretta chiamata al numero unico di emergenza 112 112, e poi ovviamente gli facciamo vedere i presidi, gli facciamo incontrare quello che è il mondo dell'ambulanza, del soccorso, del volontariato, e quelli che sono i presidi che ci sono, le piccole accortezze durante le medicazioni e durante la gestione dei piccoli eventi, incidenti che ci possono essere a casa. Appunto dicevi che fate vedere ai bambini il primo soccorso, comunque come agire nell'imminenza. Avete anche inaugurato poco fa, diciamo, il nuovo corso per diventare volontario di Croce Rossa. Sì, è iniziato giusto ieri mattina il corso d'accesso per i nuovi volontari e al momento abbiamo un buon numero di iscrizioni, intorno alle 20-30 persone, non ho ancora il numero aggiornato, ma insomma siamo su quest'ordine di grandezza, quindi speriamo esatto di avere un nuovo ingresso di personale, anche perché tutte le attività che noi svolgiamo a supporto della popolazione, sia sul sociale, sia sulla prevenzione delle maxi emergenze, sia sull'attività di 118, di trasporto, più tutto il mondo delle attività nelle scuole, nelle piazze, di sensibilizzazione, di informazione alla popolazione, ovviamente possono avvenire solo nel momento in cui abbiamo a disposizione il personale per farlo, quindi più personale è presente nell'associazione, più risorse l'associazione ha in termini di personale, economiche, eccetera, più attività possono essere svolte, quindi per noi è sempre preziosissimo il fatto che qualcuno scelga di aiutare il prossimo in Croce Rossa, e che è una realtà che si può frequentare a partire dai 14 anni di età diventando volontario, che prevede il fatto di svolgere centinaia di attività non solo legate a quello che è il mondo dell'ambulanza, quello che è il mondo del soccorso, ma anche tutte le attività come questa, tutte le attività sul sociale a favore della popolazione, eccetera, quindi è una realtà assolutamente preziosa per noi. Ancora spazio dedicato al mare, alle immersioni, al piacere di stare in acqua con l'SD Linea Sub. Siamo con Maurizio, uno degli istruttori. Allora, oggi è una giornata che ha visto coinvolte tante persone. Quanto è importante per voi anche far sapere la vostra attività, l'attività che ci racconti un pochettino in cosa consiste? Ma la nostra attività fa parte comunque sempre della Subacquea, è un'associazione che... Non siamo di grandi dimensioni, cioè di grandi numeri, ma comunque ci divertiamo tra di noi, cerchiamo di insegnare quello che sappiamo nel nostro limite, nel nostro possibile, e di portare gente in acqua il più possibile, cercare di far capire alla gente, cercare di fargli conoscere questo mondo sommerso che è meraviglioso. Un mondo sommerso meraviglioso che però deve essere anche affrontato, diciamo così, con i giusti crismi, nel senso bisogna essere preparati proprio per goderne fino in fondo. Beh certo, la sicurezza è al primo posto, sempre comunque, sempre al primo posto la sicurezza, e cerchiamo sempre comunque di portare i nostri allievi in sicurezza. Prima di tutto insegnargli cosa vuol dire essere sicuri in piscina, con la teoria e poi anche al mare. Senti, per chi volesse avvicinarsi a questo mondo, perché è un mondo meraviglioso, pieno di fascino, appunto, che regala tante emozioni, per chi volesse venirvi a trovare, quando e dove? Allora, noi siamo in piscina tutti i mercoledì sera, per quanto riguarda l'acqua, per entrare in piscina in acqua dalle 9 alle 10. Per quanto riguarda la teoria, abbiamo una sessione a parte proprio per non
per non avere i due spazi insieme, perché poi magari ci sono dei tempi molto ristretti sia per l'acqua che per la teoria. Perciò mercoledì sera in piscina dalle 9 alle 10 e per quanto riguarda la teoria decidiamo sempre con l'allievo, perché è l'allievo che decide in questo momento, perché giustamente per i tempi di lavoro, chi arriva tardi, chi arriva presto, i giorni magari non sono uguali, allora cerchiamo di convivere con loro questi spazi per la teoria. Rita Ruberto, istruttrice di Dog Island, qui oggi per Sport al Parco, tanti cani che si avvicinano alla vostra attività. Sì, ci occupiamo di educazione, anche di discipline sportive, abbiamo visto un po' di dimostrazioni, dog dance, agility, hoopers, rally-o, ci occupiamo anche di pet therapy, facciamo tante attività, principalmente partiamo da corsi di educazione base in modo tale da essere in grado di approcciarci poi alla base che ci fa conoscere tutte le varie discipline e poi da lì la cosa principale è creare un buon rapporto e una convivenza armonica con il nostro amico a quattro zampe. Quindi questa è la cosa che ci interessa di più, essere in sintonia con lui e quindi fare qualcosa di bello insieme, di piacevole insieme. Quindi il padrone può portare qua il suo cane verrà addestrato e voi vi preoccupate anche di creare, quindi rafforzare il legame tra il padrone e il cane stesso. Esattamente, sì, infatti la cosa principale è l'addestramento del padrone più che del cane, passa tutto da lì, quindi avendo una buona base si costruisce poi un rapporto sano, perché che la maggior parte delle problematiche o delle esigenze che si incontrano sono solo legate magari a dei problemi di comunicazione che ci sono alla base, di una mancata conoscenza del mondo cinofilo. Quindi la cosa principale è conoscere la psicologia canina e metterci in grado di approcciarci ai cani nella maniera più corretta, e poi da lì si può veramente fare tanto insieme, quindi creare un rapporto equilibrato e bello insieme. Cani quindi di ogni età, di ogni razza e di ogni taglia? Esattamente, sì. Che i corsi di educazione base partono dal cucciolo, ma ci occupiamo anche di risoluzione di problemi comportamentali, quindi casi di aggressività, quindi anche un po' più delicati, e quindi sì, assolutamente cani di tutte le razze, di tutte le età, e quindi sì, si può fare veramente tanto anche nelle discipline, perché abbiamo iniziato anche con dei cani anche adulti, anche io seguo dei cani anche di 12 anni a fare discipline, quindi non è mai troppo tardi per divertirsi con i propri cani. Al Parco del Malgrado ci sono anche i ragazzi dell'iniziativa del progetto Sotto al 7, che è stato avviato insieme alla Polisportiva Rivarolo. Qua siamo con Federico. Federico, raccontaci un po' e raccontaci anche chi sono i tuoi colleghi di questo progetto. Raccontaci che cosa significa Sotto al 7 e questa iniziativa che avete lanciato da poco. Ok, io sono Federico, nel podcast sono conosciuto come Bonfi e... Sotto al 7 è un progetto nato circa ad ottobre 2022. Eravamo un giorno a scuola e mentre analizzavamo i giornati di Serie A ci siamo detti: ma perché non parlare di calcio e non condividere su Spotify o su qualche piattaforma social le nostre idee, le nostre analisi? Così abbiamo deciso tutti insieme di farlo e abbiamo lavorato qualche settimana sulla messa in atto del progetto ed è nato Sotto al 7 il nostro primo episodio. Sotto al 7 è un progetto composto da me, Matte e da Fede, che è il nostro compagno di podcast, l'altro che purtroppo oggi non è riuscito ad essere qua. Sotto al 7, perché il podcast si chiama Sotto al 7? Sotto al 7 nel gioco calcistico vuol dire letteralmente il gol sotto all'incrocio, e infatti da lì nasce il nostro slogan, il podcast bello come un gol all'incrocio. Sotto al 7 nasce con un'idea, l'idea di poter parlare di calcio come si parla tra amici, dare le nostre analisi in maniera seria, in maniera dettagliata, ma anche con uno sfondo di ironia e professionalità che non ci distingue soltanto come personaggi del podcast, ma anche nel nostro essere, perché effettivamente è ciò che siamo. Vogliamo rendere pubblici i discorsi che non sono mai stati pubblici e portare al mondo la nostra passione, ciò che amiamo, lo sport più bello al mondo, perché alla fine una palla può unire tutto il mondo. Effettivamente il calcio è lo sport che ha il più grande seguito a livello mondiale. Voi tra l'altro parlate di calcio, ma a che livello? Nel senso che è a livello nazionale, internazionale, locale? Quali sono, gli argomenti dei vostri podcast? Allora, partiamo dal presupposto che il nostro podcast si svaria su diversi contenuti. Il nostro format principale è l'analisi della Serie A. Infatti noi analizziamo solitamente le giornate di Serie A. L'anno scorso abbiamo iniziato a gennaio
perché abbiamo iniziato i podcast con i mondiali. Infatti abbiamo analizzato per i primi 2 mesi di podcast i mondiali per poi spostarci nel parlare di Serie A, mentre quest'estate abbiamo parlato di situazioni intricate e complesse come per esempio la Superlega, la Saudi Pro League, la situazione del Newcastle, un progetto incredibile che è uscito da poco, il problema del PSG, il tacco del Chelsea e non solo. Inoltre quest'anno iniziamo anche a parlare di Coppe Europee, faremo anche un episodio sulla Coppa Italia e chissà, magari qualche volta qualche episodio speciale dedicato agli altri campionati si potrebbe fare. Benissimo, chi volesse seguirvi come deve fare e dove vi trova? Per seguirci ci potete trovare principalmente su Instagram col nome sotto _al_7, dove lì pubblichiamo i nostri aggiornamenti sugli episodi eccetera, che punto specifico esco ogni mercoledì alle 7 solitamente, se non qualche 2 episodi a settimana solitamente esce uno, e su Spotify con sempre con lo stesso nome sotto _al_7, dove lì pubblichiamo i nostri episodi e tutto. E su Instagram pubblichiamo anche dei contenuti speciali come reel tratti agli episodi e non solo, e pubblicheremo anche ciò che abbiamo fatto oggi sia su Spotify che su Instagram, quindi seguiteci. Tra le discipline che sono ospiti oggi a Rivalò c'è anche l'Aikido, in particolare l'Aikido Alta Canavese. Siamo qua con Fulvio, che è uno degli istruttori in particolare del settore dedicato ai giovani. Allora Fulvio, hai voglia di raccontarci un pochettino che cos'è l'Aikido e soprattutto cosa è il messaggio o comunque cos'è il coinvolgimento dei giovani? Allora, l'Aikido è un'arte marziale tradizionale che deriva dall'arte dei samurai, diciamo, giapponesi. Quindi è un'arte di guerra, però diciamo in questo momento abbiamo cercato di prendere tutto quello che è utile per lo sviluppo dell'uomo, quindi del bambino, del ragazzo, eccetera, per il suo sviluppo psicofisico, e utilizzando tutti questi esercizi cercare proprio un'evoluzione intanto personale dei bambini, delle persone che gli stanno intorno. È chiaro che iniziando con i bambini iniziamo da delle cose molto semplici, quindi dovremmo cercare intanto uno sviluppo psicofisico, cioè intanto che parte dalla coordinazione, dai movimenti diciamo del corpo, che siano coordinati eccetera, e quindi per esempio, che ne so, utilizziamo, invece di stufarli con della ginnastica, gli facciamo fare esercizi che simulano animali, quindi il fatto di imitare animali naturalmente mette in moto certe parti del corpo, e quindi cerchiamo di utilizzare questo come ginnastica. Per poi passare ai movimenti tipici dell'Aikido, che sono gli spostamenti col corpo, naturalmente cercando di farli nel miglior modo possibile. Questo perché noi come Aikido non siamo un'arte competitiva, non c'è la competizione nell'Aikido, ma c'è semplicemente lo sviluppo personale, naturalmente con l'utilizzo anche di partner, cioè dei nostri compagni che ci aiuteranno poi nella pratica. Poi spiegare in 2 parole in cosa consiste, naturalmente ci vorrebbe un sacco di tempo, però lo sviluppo della consapevolezza, cioè di utilizzare bene il nostro corpo, di sviluppare delle parti che magari non conosciamo nemmeno di avere, di potenzialità che non conosciamo, che non ci ricordiamo di avere, questo è il nostro scopo. Fulvio, appunto, visto che è un argomento che va trattato a più ampio regime, per chi volesse eventualmente avvicinarsi o saperne più, quando e dove vi trova? Allora, noi il nostro corso si svolge il martedì e il venerdì a Salassa, nella palestra comunale. Iniziamo con i bambini, dipende 17 o 17:30 fino alle 19, dalle 19 in poi inizia il corso per adulti, che non tengo personalmente io, ma molto spesso ci partecipo. Quindi martedì e venerdì Salassa, inizio 17:00-17:30, martedì e venerdì. Siamo con Stefano Merlo, che è il presidente del gruppo CAI di Rivarolo. Allora, anche voi presenti a questa giornata importante, dove si parla di sport a 360 gradi, e quando si parla di sport non si può non parlare di montagna. Ci vuoi raccontare anche un po' quella che è l'attività del CAI di Rivarolo? Ma noi abbiamo un programma gite che è condiviso assieme alle sezioni di Quornier e di Forno Canavese, per cui diamo un'offerta praticamente tutte le domeniche, tutte le settimane dell'anno, da gennaio a dicembre, a volte più attività, a volte anche infrasettimanali, quindi ce n'è per tutti i tipi di difficoltà, dall'escursione all'arrampicata, alla via ferrata, alle racchette da neve, alle camminate semplici, al mountain bike, alla bicicletta da città, c'è un po' di tutto e per tutti i gusti.
È anche vero che la montagna che è a due passi da noi è splendida, è importante, però è anche importante saperla come affrontare. Il CAI sicuramente è un'associazione, una realtà che dà quegli input necessari ad affrontare in piena sicurezza l'escursione in montagna. Ma sì, durante le gite abbiamo dei direttori di gita preparati che seguono costantemente l'andamento di tutti i gitanti, tutte le persone. Vengono organizzati dei corsi come scuola Valle Orco, che è una scuola di alpinismo e scialpinismo tra le sezioni di Cornè, Rivarolo, Forno e Volpiano, che tutti gli anni organizza dei corsi di arrampicata, di scialpinismo e di tanto in tanto anche di alpinismo completo. E poi comunque in sezioni cerchiamo ogni tanto di fare dei mini corsi di avvicinamento alla montagna, insegnando alcune pratiche, alcune cose. A volte ospitiamo delle serate a tema sulla sicurezza, sulle medicine di montagna, ne abbiamo fatta una sulle zecche quest'anno, temi vari che si cerca di affrontare così come... Infine, per chi volesse avvicinarsi al mondo della montagna, al mondo del CAI, dove e quando vi trova? Allora, la sezione del CAI è aperta tutti i venerdì sera a Rivarolo, via Pela, il cavallo, vecchio cavallo della Valle Susa, dalle 9 alle 11 di sera. Poi abbiamo il sito internet della sezione, Facebook, ci trovate in tutti i modi. Anche il gruppo degli Spartan 01 è stato tra i protagonisti assoluti di questa giornata. Allora siamo con Carmelo, che ci racconta un attimino un po' quello che è l'attività da parte della vostra associazione e soprattutto quello che avete fatto nella giornata di oggi. Allora, noi ci occupiamo di soft air, in particolare soft air in CQB, cioè combattimento ravvicinato in spazi ristretti, cosiddetti. A Salassaca abbiamo una struttura di 3.000 metri quadri, in cui ospitiamo sia squadre che privati, che eventi tipo di celibato, di nubilato, compleanni. Tra l'altro una delle proposte di quest'anno, che va alla grande, è l'addio al celibato col rapimento. Andiamo a rapire lo sposo durante un aperitivo, una pericena o una colazione a seconda degli orari. Loro sono tutti lì, lo sposo ovviamente non deve sapere niente. È una nostra squadra speciale vestita tipo SWAT, arriva, lo acchiappa, lo incappuccia, lo lega, lo carica in macchina e lo porta nella nostra prigione, dove gli altri invitati poi faranno la prima missione cercando di liberarlo, se c'hanno voglia. Altrimenti ce lo lasciano lì, ce lo teniamo fino al giorno dopo e voilà. Però è una cosa che va molto, molto divertente per gli altri, tutto a norma di legge ovviamente, d'accordo con i carabinieri, con le forze dell'ordine. Noi evitiamo qualsiasi rischio, abbiamo studiato tutta una procedura. Quindi questa è la nostra ultima proposta che va alla grande. Per il resto abbiamo anche una squadra juniores, che qui dico a tutti i ragazzi, tutti i sabato pomeriggio si trovano dei ragazzi minorenni dai 12 anni compiuti fino ai 18 per giocare lì. È uno sport che sembra violento, sembra giochiamo alla guerra, no, in realtà è uno sport di onestà e correttezza ed è molto ma molto divertente, pur facendoci male, perché poi ci spariamo sti pallini che a distanze ravvicinate, come usiamo noi lì in arena, fanno molto male a volte, specialmente sulle dita, quando arrivano sulle dita o sulle parti scoperte del corpo, fanno dei bei lividi. Però questo dà quella scarica di adrenalina, adesso che rinasco li vado a acchiappare tutti, ed è molto molto divertente. Noi siamo molto, molto soddisfatti. Qui per l'evento di oggi abbiamo preparato un tiro al bersaglio dinamico, offerto gentilmente da Panda Custom di Settimo, che ce l'ha donato per oggi. Molto divertente, infatti è stato gettonatissimo, abbiamo fatto 240 penso, persone che l'hanno fatto, a tutti è piaciuto, quelli che stanno ancora per farlo, devono ancora farlo, sicuramente gli piace, non vedono l'ora di farlo, quindi l'intervista durerà ancora breve, spero. Venite a trovarci, Spartan 01, ci trovate su tutti i social o sul sito nostro www.spartan01.it, lì ci sono i contatti, su prenotazione dalla mattina alla sera, tutti i giorni, chiunque vuole, si può anche tesserare, fa parte della squadra con le altre attività che facciamo, tra cui i rapimenti, quelli soltanto i tesserati possono farlo, e via così. Io vi invito a provare. Anche le Guardie Ambientali d'Italia hanno partecipato a questa giornata riuscitissima a Rivarolo al Parco Malgrà, Sport al Parco. Allora, una giornata ricca dove appunto voi avete anche avvicinato giovani ed adulti per spiegare quello che è la vostra realtà. Fausto, ci vuoi raccontare cosa significa essere una Guardia Ambientale? Ma allora, soprattutto essere una guardia ambientale vuol dire avere a cuore l'ambiente, avere a cuore gli animali, avere a cuore tutto ciò che ci è stato donato. Noi facciamo questo tipo di attività come volontari, siamo in questo momento una decina di agenti, noi siamo tutti pubblici ufficiali, agenti di polizia giudiziaria,
facciamo l'attività sul territorio della provincia di Torino e oggi siamo stati qui al Parco del Castello, dove abbiamo anche la nostra sede, e sia a fare attività di promozione della nostra associazione sia attività di vigilanza. L'attività di promozione oggi direi che è andata molto bene, perché avevo i miei funzionari, mi hanno detto che c'è stato un buon afflusso, molta gente che ha chiesto chi siamo, cosa facciamo, eccetera, e direi che è stata molto 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 positiva. Le persone che oggi erano qui al parco, molto disciplinate e soprattutto molto coscienti della bellezza che c'è nel parco di Rivarolo. Per cui diciamo che è stata molto positiva, dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale, il signor sindaco, l'assessore di riferimento e tutti gli assessori comunque che sono sempre molto presenti. Per il resto vedremo in avanti, noi faremo un corso come guardia zoofila volontaria, partirà ad ottobre, presumiamo verso il 15 o il 20, qualcosa del genere. Adesso vedremo un attimino anche quanti sono gli iscritti e cerchiamo di fare un qualche cosa per, come dicevo prima, per la natura, per l'ambiente, per gli animali. Per chi volesse appunto avvicinarsi alla vostra associazione, che cosa e dove e quando soprattutto può eventualmente contattarvi? Allora, noi abbiamo lasciato delle brochure, ci saranno comunque delle locandine che lasceremo in giro per la città e metteremo anche sui social, e chiederemo anche a voi di eventualmente di metterle. Abbiamo un indirizzo mail che è guardieambientalirivarolo@gmail.com, dove rispondiamo sempre, oppure il mio numero di telefono che è 347 1721 966, io rispondo sempre. Ci si scrive, ci parliamo, perché comunque ho bisogno di conoscere anche le persone, se sono motivate o meno, e poi si parte col corso e via forte, come si dice.